Eccoci, bentornati su GoGames, siamo su Dragon's Dogma 2 e in questo video a grande richiesta andiamo a fare il carro fantasma. Per sbloccare questa quest dovrete per prima cosa arrivare in questo punto qui a Bactal. Una volta che siete arrivati a Bactal potete tornare, magari col viaggio veloce, così evitate di diventare vecchi nel mentre, qui a Vervoort, non al castello ma alla cittadina. E una volta tornati qui, se vi aggirate in queste zone qui, cioè dove c'è la fermata del carro che va verso la stazione di posta, vi fermate qui e vi mettete a origliare ciò che dicono i due signorotti che sono posizionati proprio in questo punto. Questo vi sbloccherà la quest del carro fantasma. Una volta che avete sbloccato la quest del carro fantasma, basterà recarci nel punto indicato sulla mappa di notte. Per cui noi ovviamente siamo già qui, che te lo dico a fa, è proprio vicino a Vervoort, quindi andate dritto da questa parte e arrivate in questo punto di notte, mi raccomando. Una volta arrivati qui, troviamo il carro fantasma e effettivamente ci rendiamo conto che il carro fantasma non è proprio un carro fantasma, è semplicemente un carro che viaggia di notte. Ora ci avviciniamo al carro. Arturì, che c'hai? La malattia stramba? Mi devi ammazzare tutta la città, l'anima tua. Giovani, se non vi si attiva la quest, vuol dire che Naville è morto, quindi vi recate qui all'ossario di Vervoort, pagate 5.000 bombe per poter vedere l'elenco dei cadaveri, vi portate dietro un cuore di drago, parlate con lui dandogli appunto 5.000 monete per cercare i cadaveri, io l'ho già fatto per cui non lo vedrete, e in ordine alfabetico andate a trovare Naville, ora ve lo mostro, eccolo qui, è schiantato purello per cui dobbiamo ressarlo per poter andare avanti con la quest, per cui puoi segnare la barra di Naville, sì, ci facciamo segnare la barra. Dopodiché andiamo a cercare la barra di Naville. Scendiamo le scale e lo troviamo qui. Esaminiamo ed è lui, conferma. Vuoi dare un cuore per portare in vita Naville? Sì. Abbiamo sbloccato ovviamente anche il trofeo in questo modo. Io ancora non l'avevo fatto e adesso lo ressiamo. Guarda com'è bellino. Sei contento? Sei gioioso? Lo apprezzi molto. Anche noi lo apprezziamo molto. L'abbiamo fatto solo perché ci servi. Non pensare a cose strane. Bene. Una volta fatto questo, possiamo andare avanti con la quest. Quindi andiamo a fare la quest. Tacci loro. Come fanno a morire? Mo' devono spiegare. Tornando nel punto che vi ho mostrato all'inizio video, quindi dove troviamo la carrozza fantasma, troviamo appunto lui adesso e quindi ci parte la cutscene. Quando non vi si avviano le quest, vuol dire che il personaggio è morto, per cui dovete andare a ressarlo. Una rottura. Comunque ci parliamo. E visto che abbiamo scoperto la verità sul carro fantasma, possiamo andare ad interrogare appunto il soldato. Dopo ci dirigiamo da un'altra parte. Ciccio, vieni qui. Ciccio, ciccio, stai fermo. Dai un po'. Eh sì, sei uno spendaccione. Ora dobbiamo decidere. Che cosa fare? Il mio consiglio è quello di prendere i soldi perché portarlo al Vermund e farlo arrestare ha poco senso dal momento che le autorità sono coinvolte, per cui ci ciappiamo loro e chi se ne frega, per cui prendiamo loro e sediamo. Bravo, vattene, vattene. 5.000 bombe e il documento del mercante. Ora, con il documento del mercante, noi dobbiamo tornare qui a Vervoort e dobbiamo andare nella locanda, quindi ci vediamo direttamente lì giù, intanto la strada è tutta dritta. Quindi arrivati nella taverna parliamo con il capitano Brandt. Stessa cosa, se non lo trovate vuol dire che è morto. Andate all'ossario e ressatelo. Tacci, su, a me sono morti tutti a sto giro, una tragedia, una tragedia. Riguardo il carro fantasma. E andiamo a consegnare il documento e poi ascoltiamo quello che ci dice. Quindi ora dobbiamo vedere cosa fare. Per cui ci dirigiamo nuovamente verso il nostro carro fantasma. Quindi, giovani, ci spostiamo e andiamo direttamente lì e vi dovrete completamente spogliare. Quindi andate a togliere tutto quanto, le armi, l'elmo, il petto, gli stivali, no, che equipaggio. Il mantello e anche gli anelli. Togliete tutto
tutto quanto, completamente nudi come mamma mia vi ha fatto, è bello che è, bellissimo. E andiamo verso la carovana, ci vediamo direttamente lì vicino. Ah, ovviamente giovani, prima di andare vi sedete e fate passare una giornata perché il carro è già partito, dopo troviamo sta ceppa, famo avanti e indietro, inutilmente. Arrivati qui il giorno dopo, appunto, troviamo il carro, quindi cosa facciamo? Parliamo con lui completamente nudi, mi raccomando, come già detto, e ci dice di salire a bordo, quindi saliamo a bordo e se famo tutto il viaggio. Tutti a bordo del carro fantasma! Abbiamo sbloccato il trofeo, siamo bravissimi. Aspettiamo. A un certo punto subiremo un attacco, quindi andiamo a respingere i mostri, ma senza tirare fuori le armi, così le prendiamo a cazzottoni. Ah, le pistiamo. Ma sì, però pigliali. Li pistiamo così, a pugni in faccia. Proprio rissa da bar. Rissa da bar nella foresta. E là va sto scudo, ciccio. E ci hai rotto il fringuello. Li pistiamo tutti qua. Ah, che cattiveria. Mazza, mi è arrivato un cartone in bocca. Perfetto. Ora, torniamo ovviamente sul carro. Attenzione. Esaminiamo. E aspettiamo un'altra volta. Una volta arrivati qui, siamo praticamente alla stazione di posta. Devono ispezionare il carico. Fermi, non ve muovete. Mo' ve croccano, ve mazzate. Ve dovete sta fermi. Io li picchierei tutti quanti, ma non si può. E loro si divertiranno così. Oh, mamma mia, ti do un calcio in faccia che ti sfondo. E io la lanterna che sprechiamo un sacco di olio. Bene, ora torniamo sul carro e aspettiamo ancora. Questa quest è molto molto divertente. Siamo arrivati, assistiamo alla breve cutscene. Quanto sei cattivo, Kratos? Mamma che bellezza. Chi è? Quanto è fiero. E mo' dobbiamo venire a tutti, quindi possiamo tranquillamente andare a rimetterci le nostre armi e fissiamo tutti quanti. Ai, taci vostra. Buoni tutti, buoni tu. Oh. Una volta che avete ucciso tutte le guardie, dovete uccidere anche questo tizio qui, Robelelt, che è quello col bastone. Lo fate fuori e lui vi darà questo oggettino qui. Richiesta di manodopera perché vi servirà da consegnare al capitano Brandt. Nel caso torniate indietro, potete ritornare qui in qualsiasi momento e uccidere appunto il tizio. Perché se vi sbagliate, siccome alcuni di voi hanno avuto il problema che non riuscivano ad andare avanti parlando appunto con il capitano Brandt, che è quello che dobbiamo fare ora, tornate in questo punto e ovviamente vi mostro dove si trova. È la strada che va verso destra, cioè qui andiamo al Palazzo della Fiamma e qui andiamo verso il distretto del Palazzo della Fiamma. Ed è proprio in questo punto che si ferma il carro. Quindi dovete tornare qui e uccidere il tizio che si aggira qui col bastone in mano, che è questo, ok? Si vede, c'è cioè quel bastone lì che ha la punta rossa e lo ammazzate, lo fate fuori, tanto lui non reagisce e vi prendete questo oggetto. Vi rimostro bene la mappa perché il Palazzo della Fiamma da qui da Bagdaal, ok? Questo è il centro della città, ok? Andate dritti da questa parte verso il Palazzo della Fiamma da questa parte, non andate dritti, ma quando siete qui andate qui a destra e arrivate in questo punto che vi ho appena mostrato. Mi raccomando, fate così e non avrete nessun tipo di problema, ok? Quindi ora possiamo tornare effettivamente dal capitano Brandt perché qui non possiamo fare più nulla. Quindi viaggetto veloce un'altra volta, l'animaccia loro e andiamo di nuovo a Venworth. Arrivati alla locanda. Parliamo con lui e gli possiamo dire riguardo al carro fantasma. Gli andiamo a dare la richiesta di manodopera e andiamo ad effettuare la consegna. Va benissimo, andiamo a prendere 14.500 monete e l'anello dell'impeto. Vi mostro l'anello. Questo è l'anello, anello intriso di potere, aumenta moderatamente la resistenza massima. A noi ci piace e ce lo andiamo ad equipaggiare subito. Detto questo, giovani, anche per questo video è tutto. Come al solito, grazie mille e alla prossima.